Almanacco azzurro. Per Almanacco Azzurro tratteremo la storia di Giuseppe Savoldi, attaccante che ebbe grande successo nel Napoli e praticamente nel luglio 1975 è il Bologna a cedere Savoldi a Napoli per la cifra di 1.400.000.000. All'epoca era una cifra abbastanza alta, ci fu anche una specie di sommossa perché nell'ambito della città, presa una grave crisi economica, si argomentò che la stessa cifra sarebbe stata necessaria a rimborsare nei turbini che avevano arretrati stipendi dal comune di Napoli. Tuttavia la passione azzurra dei napoletani prevalse sulle stanze sociali della società e la società registrò, grazie all'acquisto di Savoldi, 75.000 abbonamenti entro la fine dell'agosto successivo, con conseguenti 3 miliardi di incasso. E c'è da dire che tra Savoldi fece 77 gol complessivi, vincendo nel 1976 un'altra Coppa Italia e una nuova Coppa Italo-Inglese. Realizza inoltre due quaterne in Napoli Foggia 5-0 di campionato e in un Napoli Juventus sempre 5-0 di Coppa Italia del 1978. Da rilevare che Savoldi, nell'arco della sua permanenza a Napoli, si cimentò anche nella veste di cantante, incidendo nel 1978 il singolo La favola dei calciatori, che ebbe un discreto riscontro a livello commerciale, parliamo di circa 70.000 copie vendute.